Per Paolo, per Paolo, buongiorno. Hanno preparato questi gadget? Sì. Un peso specifico da sollevare. Sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa e la schiena che scappa. Ogni creatura di sola. La festa della donna è stata istituita nel 1910 per commemorare le stragi che avvennero a New York. Nocera Inferiore commemora quella giornata con l'istituzione di un evento, si scrive Donna, si legge Talento, una serie di iniziative per sensibilizzare sulla parità di genere, sull'uguaglianza di genere. Sono momenti che, come è accaduto in precedente per altre iniziative, noi riteniamo vadano ricordati proprio per trasmettere quel senso, quei valori, soprattutto ai bambini e ai più piccoli, un po' come stamattina. Questa mattina c'è questa serie di iniziative qui al Teatro Diana per gli istituti comprensivi e domani invece sarà rivolta agli istituti secondari. Noi tra l'altro ci siamo visti prima, io ho visto che tra l'altro lei investe non solo di primo cittadino ma anche investe di genitore. Qual è stata l'emozione che l'ha accompagnata nel vedere sua figlia? Vabbè, era quasi un obbligo insomma stamattina passare qui al Teatro Diana, ripeto, vedere i bambini che fanno questa manifestazione al teatro, per loro è voglio dire, è un momento di felicità e per noi soprattutto genitori è un momento di orgoglio. Noi come amministrazione abbiamo destinato tanto del nostro programma elettorale, ci stiamo prodigando in un settore come quello della scuola, abbiamo messo su iniziative importanti come l'istituzione del trasporto scolastico e ora stiamo lavorando al tempo pieno. Crediamo che in una città civile come quella di Nocera, la pubblica istruzione, la scuola e tutto quello che può riguardare questo settore vada sostenuto e bisogna lavorare perché i bambini e l'area formativa e insomma questo tipo di ambiente vada sempre più sostenuto. È fondamentale partire soprattutto dai nostri ragazzi, per questo abbiamo inteso come amministrazione comunale organizzare una serie di eventi puntando proprio sugli studenti del territorio di Nocera Inferiore per sensibilizzare, parlare, confrontarsi e come dire, iniziare a piantare un seme nel nostro territorio su quel che è appunto la parità di genere e soprattutto il rispetto. È un percorso che portiamo avanti 365 giorni all'anno, lo facciamo su più aspetti, su più fronti, ma soprattutto sottolineo appunto la sensibilizzazione al rispetto, il rispetto per tutti i cittadini a seconda insomma al di là insomma di quella che è il sesso, la razza o la religione. Questo è soltanto uno dei tanti laboratori che facciamo al centro polifunzionale per disabili a Nocera, dove io sono la coordinatrice. È vero, faccio anche tanto volontariato, ma perché ti riempie il cuore, ti riempie la vita. Soprattutto oggi è una giornata particolare, non solo perché è alla conquista di tutti i diritti delle donne, affinché veramente vengano trattate con rispetto, ma io sono qui, mi faccio da portavoce per tutte quelle donne che hanno difficoltà veramente quotidianamente a vivere la normalità, perché le fanno sentire diverse, ma veramente lottiamo da una vita affinché non solo vengano rispettate tutte le donne, ma vengano rispettate le donne con diversità. Noi dell'amministrazione siamo particolarmente sensibili a questo tema, anche perché non è stato facile organizzare tutto, perché in questa giornata in particolare sembra che tutto sia stato detto, tutto sia stato fatto, però le cronache ci smentiscono ogni giorno, sia per la situazione internazionale che stiamo vivendo, ma anche le cronache del nostro paese. Purtroppo è vero che siamo nati in un paese civile, però c'è ancora tanto da fare e ci abbiamo tenuto affinché oggi partecipino a questa manifestazione gli studenti, perché le scuole insieme alle famiglie ovviamente sono il luogo primario in cui formano la loro identità. Quindi quello che ci deve far sperare è che questi giovani ci guidino verso un futuro migliore, un futuro in cui ci sia il rispetto per la parità, l'uguaglianza, e per cui non smetteremo mai di sensibilizzare, di condividere con la cittadinanza, con gli studenti, con le famiglie questi momenti di riflessione che sono ancora importanti.